A poco più di 4 mesi dalla sottoscrizione della Carta di Teramo durante il secondo forum internazionale del Gran Sasso, che ha posto le basi per nuovi modelli di cooperazione con l'Africa e le sue università, la diocesi di Teramo Atri, l'Università di Teramo e i centri di ricerca abruzzesi si sono incontrati di nuovo per discutere prospettive e sviluppi del documento. La carta, firmata lo scorso 22 giugno alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, si tratta di un protocollo a favore dei giovani che getta le basi per una nuova collaborazione tra le università e i territori. Non solo l'Africa ha bisogno dell'Europa, ma anche l'Europa e l'Italia hanno bisogno dell'Africa. È un processo che vuole favorire le collaborazioni tra le eccellenze del territorio e le università africane nei settori su cui il territorio può offrire un valore aggiunto. Parliamo del settore veterinario, del settore zootecnico, quello dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, dell'agroindustria, di tanti altri settori di ricerca scientifica su cui la regione è all'avanguardia. L'Università di Teramo che apporto dà alla veterinaria africana? Intanto la missione dell'università in generale è quella della didattica, è quella di fare ricerca, è quella della terza missione. Terza missione è quella di fornire dei servizi sul territorio, e quando intendiamo territorio non è soltanto il territorio italiano, territorio europeo, ma anche il territorio del mondo, quindi anche praticamente il territorio africano, per cui ben si colloca l'obiettivo dell'università e quindi della facoltà di medicina veterinaria con i paesi africani. Che eccellenza rappresenta l'Università di Teramo in questo settore? Io direi che attraverso le valutazioni che abbiamo avuto con i risultati delle valutazioni che sono state straordinarie, io direi che dalla prevenzione alla sanità animale, alla gestione degli allevamenti, cioè argomenti che ben si collocano nel panorama dei paesi africani, assolutamente possiamo dare un apporto, secondo me, interessante.